Amici della bici, ecco il giro del lago di Garda. Casetta piazzata sulla roccia. Ascoltato le parole del Vangelo. Una delle cose perché vi sconsiglio di fare la Gardesana lato ovest è per le gallerie. Fuori dalla galleria, panorama. Sono partito da Toscolano Maderno, ma essendo il giro ad anello potete decidere di partire dove siete più comodi. Questo viaggio l'ho diviso in due giorni, circa 75 km al giorno. Poi è nevicato, chissà come sarà a dormire in tenda stanotte. Questo giro non prevede particolari salite, quindi mi sento di dire che è un giro alla portata di tutti. Se non vi interessa visitare la città di Limone, vi consiglio vivamente di evitare la discesa al paese. Rimanendo sulla strada gardesana risparmierete infatti una faticosa salita che dal paese vi conduce alla ciclabile sospesa. Ciclabile realizzata con i fondi europei è definita la più bella ciclabile d'Europa. Ha però una pecca in quanto non hanno previsto il passaggio di bici ingombranti. Il cancello era chiuso, ho dovuto quindi staccare le borse e farmi aiutare per scavalcare con la bici. Da Limone a Riva del Garda si trova il punto più ventoso del lago. Un paradiso per gli amanti del windsurf. Il campanile medievale Tora Apponale di Riva del Garda ha vista sul lago. Da qui proseguite per una lunga ciclabile. In mezzo a meravigliosi giardini, vista lago, attraversando ponti fino a raggiungere la località di Torbole sul Garda. Località famosa per le scuole di vela, windsurf e grazie ai forti venti di questa zona, Peler la mattina e ora il pomeriggio richiamano appassionati di tutto il mondo. È un borgo privilegiato Torbole. Da sempre questo piccolo villaggio gode dei benefici del vento. Ne parlava anche Goethe, che li riteneva una meraviglia della natura, uno spettacolo incantevole. Ma da Torbole a Malcesine, tenete conto che il pomeriggio c'è un vento che si chiama Ora. Il problema è che spinge verso nord e quindi si va più piano. Dopo tante gallerie, ecco, per arrivare a Malcesine si trova una ciclabile. Questa zona è molto frequentata anche dagli amanti del parapendio, mountain bike e canyoning. Malcesine sicuramente il castello è simbolo della cittadina, di cui si gode un ampio panorama. E questa sì, che è una bella ciclabile panoramica e dovrebbe portarmi fino a Pai. Fra 10 km dovrei essere al campeggio. Proseguendo eccoci a Bardolino, anche lui col suo castello ed il suo panorama. E ora collaudiamo la nuova Amacatenda. Buongiorno. Amacatenda approvata, ora colazione e ripartenza per chiusura giro. All'Assise trovate una ciclabile pittoresca azzurra che vi conduce fino a Peschiera. La luce del mattino conferisce al lago dei colori strepitosi. Non mi sono soffermato molto a Peschiera, ma per chi non la conosce e non l'ha mai visitata, merita assolutamente un giro nelle viuzze del paese. Il sole cresce e verso Desenzano conferisce all'acqua dei colori sempre più rilassanti. La giornata è splendida e non sembra vero che le previsioni diano maltempo a breve. Poco prima che iniziasse a riprendere, una povera signora, mancando la passerella nel scendere dall'imbarcazione, è finita direttamente in acqua, richiamando l'attenzione dei passanti. A Salò, ahimè, comincia ad annuvolarsi come era previsto. Da qui in poi ho dovuto interrompere le riprese per raggiungere velocemente l'auto e cambiare lo sport in pattinaggio sul ghiaccio. Se hai qualsiasi domanda o curiosità, scrivimi pure nei commenti. Inoltre il video in modo che sia di ispirazione per qualche tuo amico e seguimi per altri consigli.